Prima di immergerci nelle novità di oggi, desidero ringraziarvi di cuore per ogni mi piace e iscrizione al nostro canale. Questi gesti sono segni immensi del vostro apprezzamento e ci motivano a continuare a portarvi notizie interessanti e rilevanti. Oggi affrontiamo una storia che ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media, gettando luce su un caso avvolto nel mistero. Si tratta della scomparsa e della successiva tragica scoperta del corpo di Liliana Resinovic, una donna di 63 anni di Trieste. La vicenda ha inizio il 14 dicembre 2021, quando Liliana scompare misteriosamente dalla sua abitazione in via Verrocchio. Il capitolo più oscuro di questa storia si apre il 5 gennaio 2022, con il macabro ritrovamento del suo corpo nel parco di San Giovanni, nascosto all'interno di due sacchi per l'immondizia a breve distanza dalla sua casa. Le indagini suggeriscono che Liliana avesse lasciato volontariamente la sua dimora condivisa con il marito Sebastiano Visin e si fosse diretta verso via Damiano Chiesa. Qui, una telecamera di sorveglianza posizionata presso un commissariato locale la immortalava alle 8:43 mentre passava davanti a un negozio di frutta. Ma la storia non si conclude qui. Con l'annuncio dell'imminente esumazione del corpo di Liliana, prevista il 15 febbraio 2024 a Milano, il caso torna prepotentemente sotto i riflettori. In particolare, la trasmissione «E chi l'ha visto?» di Rai 3, nel suo episodio del 7 febbraio, ha evidenziato alcune incongruenze relative agli eventi del giorno della sua scomparsa. Nicodemo Gentile, avvocato e portavoce di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, ha messo in discussione l'affidabilità delle registrazioni delle telecamere di sicurezza, evidenziando discrepanze significative. Elementi discordanti, come la possibile interazione tra Liliana e un'amica Gabriella, che sarebbe uscita di casa poco dopo di lei, sollevano nuove domande sulla sequenza degli eventi di quel giorno. La famiglia insiste sulla necessità di ottenere risposte chiare, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti di Liliana e l'eventuale presenza di testimoni. L'esumazione del corpo, quindi, si annuncia come un momento decisivo per fare luce sugli aspetti ancora avvolti nel mistero di questo caso. Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo, poiché cerchiamo insieme la verità in questa storia avvincente e complessa.